Il settimanale Sette Sere è nato 20 anni fa a Faenza e per celebrare la ricorrenza, Maria Piatimo, domenica 3 luglio, ha inaugurato l'estate degli spettacoli in Piazza della Molinella con doppio brodo show, Manuale della Donna Imperfetta, una performance indimenticabile offerta dalla cooperativa Media Romagna che ha registrato il pienone. Ad aprire le danze è stato Manuel Poletti, direttore del settimanale. Tanto vi ringrazio di essere qua questa sera, per questa serata importante per il nostro giornale. Non c'è, io la prima volta che ho sentito Spritz, sarà un calciatore tedesco, della triade Spritz, Rummenigge e Beckenbauer, non lo so, sarà uno di quelli da noi, non c'era, capito? Poi io non ce l'ho proprio con l'aperitivo in sé, io c'è che dopo te non ti muovi più di lì, stai lì, mangi lì, no, ad andare al cinema dopo, adesso stai lì perché adesso sono le apericine. Ti piacciono i fagioli? Sì. Io preferisco i piselli, ma per il resto. Sabato 16 luglio, Sebastiano Caridi, il più grande pasticcere dell'omonimo talent show culinario di Rai 2, sarà il testimonial di una torta per sette sere, serata finale della gara culinaria rivolta ai pasticceri amatoriali romagnoli. Sabato 23 luglio, il gruppo dello zuccherificio porterà in Piazza della Molinella l'Everto a carte scoperte, conferenza spettacolo, dedicata ai temi della dipendenza dal gioco d'azzardo.